Buongiorno, adesso vi faccio vedere perché è divertente fare il jailbreak al proprio iPhone. Proprio in questi giorni, l'altro ieri, quindi il 27 di dicembre, è uscito Red Snow che permette di fare il jailbreak al proprio iPhone. Io ho ancora la versione 1, anche se in questi ultimi 2 giorni ne è uscita già la seconda e la terza. Ma vi faccio vedere quali sono i possibili vantaggi. Allora, ecco, questo è schermata home del mio iPhone, dove potete vedere che ho i secondi nell'ora. Mi avvicino un po', vi faccio vedere che ho anche l'operatore cambiato, qui ho anche un altro tema, quindi alcune cose sono diverse. Questo che vedete sopra si chiama Lock Info, permette di avere un sacco di cose, tra cui questo USB setting per poter togliere wifi, mettere il Bluetooth, il 3G ed altre fantastiche cose direttamente nella lock screen. Poi subito sotto le notifiche. Qui ci sono le chiamate principali. Si può decidere se chiamare, fare FaceTime, tutto comodamente sul lock screen. Le mail si possono aggiornare se ce ne fossero. Twitter, timeline, messaggi, eccetera, eccetera. Ecco arrivato, infatti ci sono le mail, come vedete. Si può addirittura decidere di comporre un tweet direttamente dalla lock screen, il calendario, il meteo come c'è già. Questa è un'altra applicazione che si chiama, ora non mi ricordo, ma che ti fa vedere la RAM, l'uso che fai dell'iPhone, quanto spazio ha, e ti permette anche di chiudere le applicazioni, di riavviare, eccetera eccetera. Poi magari chiedetemi quali applicazioni vi piacciono e vi dico qual è il nome, eccetera eccetera. Sblocchiamo l'iPhone, ecco qui, vedete, questo è un tema con le icone tutte diverse. Come vedete ho 5 icone in ogni riga e non 4, anche nella dock dove ho anche le cartelle. Questo poi è un effetto, vedete, queste barrel che molti conosceranno. Le cartelle sono illimitate, vedete? Le cartelle sono illimitate. La dock è illimitata. Vedete? Ci sono anche degli widget. Questo è l'iPod oscuro. Qui ritroviamo USB setting, il volume. Qui si può mandare una mail o un SMS direttamente dalla dock. Lo potevo fare anche nella lock screen, perché è un tweak anche questo. Ecco. Poi girando indietro, adesso qui non mi si vede, mi manca uno, vedete che qua posso mandare una mail direttamente da qua. Qui c'è un altro plugin che adesso non si vede, che è lo stesso di prima, dove c'è la capacità, dove si possono chiudere le icone. Guardate questo, con un movimento solo verso l'alto posso aprire con un dito solo le applicazioni che ho qui. E nello stesso modo, con lo stesso, posso passare. Se devo tornare indietro, ecco, vedete, da un'applicazione all'altra, vedete? Poi c'è anche questa. Dragon. E mi richiama direttamente, per esempio, l'applicazione per dettare, e il Lock Info appare anche
quindi nelle notifiche, vedete, in fondo vi faccio vedere dove possiamo mandare una mail. Vedi, io qua posso decidere di mandare una mail. Qui. Byte SMS per mandare direttamente un messaggio. Da qui. In alto qui c'è anche la data, messaggi arrivati. Insomma, veramente una miriade di cose che si possono fare con il jailbreak. Sicuramente qualcuno me la sarò dimenticata, ma come vedete l'iPhone è enormemente potenziato. Posso mandare un SMS anche toccando il volume e cliccando qua. Questo è Byte SMS che conoscono tutti. Insomma, ci sono tantissime cose che si possono aggiungere per fare diventare il vostro iPhone un vero morso. Quindi lunga vita il jailbreak, che non è illegale, tra l'altro, sembrerebbe.